Buonasera, benvenuti a quest'ultimo appuntamento di febbraio. Parleremo di archeologia, ci sarà tante sorprese per stasera perché entreremo, grazie al nostro relatore, al quale do il benvenuto, Angelo Pani, ha documentato una scoperta straordinaria, un santuario in grotta nel quale sono stati ritrovati dei reperti fantastici. Questa grotta si trova a Sant'Adi, è la grotta Subenazzu, dalla quale sono emersi reperti straordinari, tripodi in bronzo, pugnali, tantissime, centinaia e centinaia di anforette utilizzate proprio per il culto. Quindi stiamo parlando di un luogo e di un ritrovamento veramente interessante. Allora, parleremo della grotta santuario di Subenazzu, detta anche grotta Pirosu, che era il nome con il quale era conosciuto 50 anni fa dal nome dei proprietari del terreno, perché la grotta era conosciuta praticamente da sempre, vicino alle case, per quei misteri che talvolta, per quelle vicende che accompagnano talvolta la vita, per 3.000 anni nessuno ha messo piede in quella. Stiamo parlando di una delle più importanti scoperte mai realizzate in Sardegna, e non è, sai, un po' tutti dicono no, questa lo è, adesso spiegheremo anche perché. Di questa scoperta si era perso praticamente persino il ricordo. 50 anni fa, il 24 giugno del 1968, un gruppo di speleologi che vanno lì, cercano grotte, ne cercano una, ma non era niente, mentre tornano verso le macchine, incontrano una persona di Sant'Adi, ma qui ci sono altre grotte, 1968, quindi siamo proprio ai primordi della speleologia in Sardegna. Ah sì, ce n'è una lassù, sopra le case, guardate dove era la grotta. Questa è Subenazzu. All'epoca, 1968, un furia Rogius, come si dice, no? Un luogo dove si furia, si ritorna, poche case circondate da campi e pascoli. Questo è tutto, erano tutti edifici nuovi, qui c'è un agriturismo, eccetera. Qui adesso c'è un'azienda agricola modello. La grotta sta qui. Questa è la strada provinciale che da Sant'Adi porta a Teulada. Adesso è asfaltata, allora era soltanto bianca, ma sempre trafficatissima. La grotta era conosciuta da tutti. Quel signore dice, sì, succede una grotta. Cioè, settimana successiva gli speleologi vanno, iniziano l'esplorazione, c'era un primo salto e questa era la cosa un po' che impediva, che sino ad allora aveva evitato che la gente entrasse nella grotta. Poi il terreno scivoloso per molta umidità, eccetera, iniziano l'esplorazione, cercano e passano tutta. La grotta è molto difficile perché non è, immaginate una grotta, una galleria, no, è una grotta che si è originata da una frana, una grande frana sotterranea, per cui c'è stato proprio un distacco tra gli strati del calcare, per cui si è creato questo vasto ambiente con un pendio circa 45 gradi di pendio, che poi successivamente l'orogenesi della grotta, sono formate delle colonne, sono state delle frane, eccetera, per cui non c'è quindi una grande discesa dove si va, no, ci sono, bisogna andare, scendere, risalire, tornare indietro. E questo aveva fatto sì che, ripeto, nella grotta non fosse entrato nessuno per 3.000 anni. Per 3.000 anni adesso entriamo anche noi, dopo 3.000 anni entriamo nella grotta di Supermasso, che è l'ingresso che è. Ecco, questo è l'ingresso attuale. La grotta ha quattro ingressi, è una dolina di crollo, questa è la... è formata, e questo è l'ingresso principale, l'unico che attualmente è stato mantenuto in uso. E qui c'è un cancello, e nella grotta c'è un vincolo archeologico per cui l'accesso non è consentito, viene consentito solo su autorizzazione della sovrintendenza per piccoli gruppi motivati. E questo è appena si entra dentro la grotta, questo è l'ingresso che abbiamo visto prima, si entra a piccolo salto e poi si attraversa questo breve spazio dove c'è questa struttura muraria, grossa. Di questa grotta ancora nessuno ha studiato questo muro. Cioè probabilmente edificato in epoca Monte Clara, quindi andiamo 3.000 anni, 2.000 anni prima ancora della frequentazione nuragica. Probabilmente perché per similitudine con strutture simili che sono state trovate in altri luoghi, però nessuno ha... quindi non se ne conosce neanche la funzione perché non è difensiva. Si entra, se si va, la parte alta della grotta è stata abitata per più di 2.000 anni, quindi appunto in epoca Monte Claro, da popolazioni che dentro la grotta hanno stabilito lì le loro abitazioni. Noi all'interno della grotta troviamo decine ancora di focolari.
ci sono delle macine, le macine molto arcaiche, una pietra leggermente anguare, che sono ormai inglobate nel pavimento e sono ancora lì sul posto. Non è stato fatto uno studio sugli insediamenti pontecrani. A fianco, vicino a dove erano i focolari di queste popolazioni, soltanto 2 anni fa, per la prima volta, e bisogna darne atto al direttore dell'orto botanico Gianluigi Marchetta, ha mandato un suo collaboratore per fare archeobotanica, cioè a studiare ciò che nei depositi di questi focolari è stato abbandonato e sono stati trovati. La grotta era abitata e frequentata perché al suo interno presentava una bellissima sorgente, che è una vasca di raccolta dell'acqua dello stilicidio, che è questa, è straordinaria per la sua formazione, è una vasca dove le popolazioni che qui abitavano sfondavano, utilizzando queste aperture per poter attingere l'acqua, e poi protetta da questa sorta di cupola sopra di un nell'esco. E questa è la pianta della grotta. Questo è l'ingresso, la dolina, l'ingresso di crollo, l'ingresso principale, gli altri sono gli ingressi che ormai sono stati bloccati. I punti rossi sono i vari focolari che sono stati trovati. Come sviluppo, come sviluppo spaziale totale, considerando tutte le diramazioni, siamo più di 1 chilometro. La grotta, la sala del tempio, che è qui, è circa 120 metri dall'ingresso. Questo è, ci dà un più l'idea, questo è l'ingresso, la pendenza della grotta con tutte le sue le difficoltà di accesso, e poi questa sala laterale, che è la sala del tempio, poi termina in un sifone. Tutta la parte abitata della grotta era la parte superiore. E questo è l'ambiente che si deve attraversare dall'ingresso per andare verso la sala del tempio. Vedete, queste sono le frane ormai solidificate, per cui non c'è un rischio che si distacchino ancora. Però è tutto questo, è tutto estremamente umido, o altrimenti si va su pareti già confezionate come possono essere queste, per cui è necessario in alcuni punti o le scalette o i fumi. E qui ci affacciamo verso la sala del tempio. Superato quell'atrio, ci affacciamo sulla sala del tempio, che si presenta un'ampia superficie pianeggiante, la sala ha circa 10 metri per 12, è il doppio di questa sala. Ha una superficie piana, che è più o meno equivalente a questa sala, e un'altra superficie leggermente più ridotta, che invece è in un pendio, in un leggero pendio. Ed è, se c'è stata una scelta logistica, una volontà di trovare un ambiente adatto, beh, questo è all'interno della grotta, è l'unico ambiente che si presta, che ha queste caratteristiche, che si presta ad essere utilizzato come sala del tempio. Noi non sappiamo quale genere di riti si svolgessero all'interno. Di questa grotta le prime pubblicazioni sono state una rivista di speleologia. In cui sono state pubblicate anche le foto. Però una cosa è vedere le foto, una cosa è poi vedere nella grotta. Quando sono entrato qui per la prima volta, dove erano lì, accompagnato da altri speleologi che già erano stati nella grotta, dove erano i cuguri? Ah, boh, non si sa, non lo so, non erano gli scopritori, quello qui qua. Incredibile, dopo 50 anni all'epoca, dopo 40 anni ancora, non si sapeva dove fossero i vari cumuli di anfore, oggi 500 anfore, dove ancora erano i 3 grandi cumuli più altre anfore erano sparse in tutta la sala. Per cui sono ritornato neanche un anno fa e sono tornato con le fotografie che erano, ripeto, edite, pubblicate, altre no, erano ancora inedite, però si sapeva dove erano in sedi universitarie, per cui di facile accesso per chi avesse voluto occuparsi di questa scoperta, invece nessuno l'aveva fatto sino ad allora. Punti caratteristici salienti di questa sala sono questa e una colonna stalagmitica spezzata per un terremoto o una frana successiva, che ha creato una sorta di baldacchino, di altarino, dove sono stati depositati gli oggetti votivi bronzei più importanti. Questa parete concrezionata dove qui in alcune missioni sono stati posati altri oggetti, e qui c'è una cortina con 4 colonne stalagmitiche, e qui era il focolare sacro. Si svolgevano dei riti particolari per cui veniva acceso il fuoco, questo, e qui c'era un cumulo di cenere, adesso è stato scavato, per quello vediamo nero. Gli scopritori, quando eravamo qui, invece c'era una semicupola bianca candida, perché lo stilicidio aveva creato una patina calcitica sopra il cumulo di cenere, ed è l'unico punto in cui si vede anche il fumo che aveva lasciato nella parte superiore. Ci doveva essere una discreta circolazione d'aria,
perché nonostante il fuoco acceso per tantissimo tempo, in tantissime occasioni, non aveva completamente annerito la sala come talvolta invece. Ecco, invece questa è la parte piana della grotta, qui è l'altare, qui sono la batteria delle quattro colonne con il focolare sacro, qui c'era un'altra parete all'epoca candida, e questo, il focolare sacro con tutta la cenere è stato completamente asportato dagli operai della soprintendenza, intervenuti una settimana dopo la scoperta, è stato asportato e portato qui. Poi col tempo, con gli anni, chi più chi meno viene, va, uno studio sul contenuto di questi cenili non è stato fatto neanche questo. Cioè, l'assistente di Bacchetta ha prelevato del materiale anche da qui, però ha trovato soltanto cenere, quindi niente resti di alimenti. E poi, ripeto, il notevole stilicidio ha fatto sì che un po' gran parte poi di questa cenere sia sparsa in tutta la sala, che adesso c'è una poltiglia di centimetri, si cammina, e ha annerito praticamente tutto. Per individuare i punti in cui erano le ceramiche c'è molto di estrema importanza questa singolare stalagmite, con una punta particolarissima, è abbastanza insolita trovare una stalagmite di questa forma, però a noi ci fa tremendamente comodo, perché andiamo a guardare, questa è una foto che è stata fatta nel 68, questo è il professor Cacomacia, l'antropologo al quale si rivolsero gli speleologi quando scoprirono questa cosa. E questo è Franco Todi, uno degli scopritori. Ecco, vediamo quella stalagmite e vediamo che qui comincia ad arrivare uno dei cumuli delle nostre anfore. Proviamo a sovrapporre le due immagini. Casualmente ho fatto quella foto nella stessa posizione in cui, anche con la stessa lunghezza focale anche del fotografo di 50 anni fa, perché le due foto si sovrappongono perfettamente, quindi il professor Magia era seduto qui all'ingresso e qui abbiamo la prima distesa di anfora che rivediamo qui. Il professor Magia aveva una 6x6, una Rolleiflex, e ha scattato una foto e qui fa vedere il suo ginocchio, la sua gamba era tutta azzurra, e qui vediamo per la nostra stalagmite e qui vediamo già la distesa, quindi sono tutta una serie di vasi, la vediamo in questa successiva, sono qua la stalagmite grande, c'era qui, e questa è un'altra piccola stalagmite che ho visto anche nella foto precedente, e qui sono la distesa di vasi, che non è un'unica distesa, ma sono qui in dio più lievi, per cui, e qui tutte le ceramiche sono state semplicemente depositate, e sono quasi tutte depositate con l'apertura rivolta verso l'alto. Qui la prima, vedete quell'altra piccola stalagmite, una stessa qui il pendio è troppo accentuato, perché non le hanno potute mettere, e le hanno rimesse anche qui, quindi sono due lenti praticamente di ceramiche di piccole dimensioni e quasi tutte con l'apertura rivolta verso l'alto. Qui è l'altare, e adesso andremo a vedere, è significativo per individuare il secondo cumulo, che è quello più importante, e questa qui è l'altare, eccolo lì. Chiamiamo altare, ma era un donario, un punto in cui si depositava, un punto importante in cui depositavano i doni più importanti. Questa è una parete concrezionata che abbiamo visto, questo è il cumulo più grande delle ceramiche, vedete che sono più grandi e sono quasi tutte con l'apertura rivolta verso il basso, e queste sono tutte accumulate una sopra l'altra. Molto importante le lucerne di grandi dimensioni, che sono tutte poste, queste con l'apertura rivolta verso l'alto, e sono impilate. È un particolare che ci sarà molto utile, perché poi ci consentirà anche di vedere in rotazione poi questo secondo cumulo. Abbiamo quindi la parete concrezionata, le quattro colonne, il focolare sacro che è ancora coperto con la sua patina, perché sino a 6 mesi fa si conoscevano solo le fotografie in bianco e nero. Ricerca, sono riuscito a trovare, invece erano tutte fatte a colori, per cui sono riuscito a recuperare. Questo è uno del gruppo speleologico, non uno dei tre, gli scopritori erano i tre, non uno, era il proprietario dell'unica macchina del gruppo, che infatti arrivarono sul posto in quattro sulla macchina, su una 500 giardinetta, questo era un maestro elementare, il maestro Bianchi, è ancora in vita anche lui, ma è molto molto avanti con gli anni. E questa è la colata che ricopre il cumulo di ceramica. Non è in piedi sopra le ceramiche, ma è sul bordo delle stesse, poggiato sopra la colata. Questa, eccola, è la più bella foto del cumulo, e lo riconosciamo perché vediamo le lucerne. Terminava questo cumulo su questo bordo,
spettacolata, su questo bordo che si affacciava su una vasca che non solo periodicamente si riempie l'acqua per il resto. E qui, tra poco lo vedremo meglio, si intravede il terzo cumulo. E purtroppo, per il modo in cui si sono svolte poi le operazioni di recupero del Vasellame, tutto questo ambiente ormai è tutto completamente, usiamo la parola giusta, devastato, cioè sono state fatte, state scavate, ribaltate, oggi sarebbe praticamente irriconoscibile. Cioè noi riusciamo a individuare la pesantezza perché abbiamo quegli elementi, le colonne, abbiamo la parete concrezionata, l'altare, altrimenti sarebbe difficile anche individuare il tutto. Ecco qua, questo è Franco Todde, se l'avevamo visto prima col professor Magia, che anche lui sta, qui abbiamo il tubo di cenere, la parete concrezionata e l'altare. E il secondo, questo secondo cumulo di cenere proseguiva anche, praticamente avvolgeva quasi interamente l'altare e proseguiva anche in questa parte in cui la parete si abbassava notevolmente e quindi si poteva arrivare solo strisciando. Questo è l'altare, e queste erano quasi tutte invece, le ceramiche erano quasi tutte, queste invece erano poggiate e quasi tutte concrezionate, anche queste vedete qui, della colata calcifica che col tempo si la depositava, e aveva inglobato la gran parte di queste ceramiche, che sono alcune centinaia, non poche. Ecco, le vediamo anche qui, nuovamente qui, queste che sono quasi tutte di grandi dimensioni. Se qualcuno è stato al Museo Archeologico di Cagliari, ha visto la vetrina dedicata a Subelazzu, c'è un'anfora ancora con la sua colata calcitica, ancora col suo, che è questa. Quasi tutte queste ceramiche sono finite, vabbè, la norma, la legge lo prevede, lo consente, sono state poi quasi tutte distribuite tra personale di un certo rilievo che ha in qualche modo lavorato o collaborato al lavoro di smantellamento del tempio. Lo sappiamo perché prima che venisse inaugurato il Museo di Sant'Adi è stata aperta nel Museo di Carbonia una sala su Subenazzu, e nella sala di Subenazzu un ispettore onorario della zona ha dato a disposizione il materiale che aveva di Subenazzu, ed erano quasi tutte, e quindi era stata allestita una sala col materiale dato dal sovrintendente onorario, ed erano quasi tutte, erano proprio le ancore che erano state asportate, che erano queste inglobate nella colata calcifica. Ecco qui, questo è il secondo cumulo, su, e questo è il terzo cumulo di cui, che è il più piccolo dei tre. Abbiamo una foto più attendibile, la vedremo. Queste sono quasi tutte foto fatte nei primissimi giorni, la scoperta è il 24 giugno. Il 24 giugno non avevano macchina fotografica, non fotografavano. Tra il 25 e il 30, ma o più 25 e 26 probabilmente. E poi abbiamo, e questo ci saranno molto importanti, una serie di fotografie scattate il 30 giugno. Il 30 giugno è l'ultimo giorno in cui gli speleologi non lavorarono all'interno della grotta, non operarono la loro scienza e coscienza, ma segnalarono immediatamente la scoperta al professor Magia, antropologo dell'Università di Cagliari, e agirono seguendo le direttive che il professor Magia, del quale parleremo più diffusamente tra poco, via via impartiva loro. Qui erano i due cumuli iniziali che abbiamo visto con le piccole anfore. Questo era il grande cumulo che avvolgeva anche da questa parte, e questo era il terzo cumulo, che è praticamente quasi coincidente col punto in cui adesso c'è il cumulo di cenere. Ecco, questa è la cartina che ho fatto io, in cui per la prima volta abbiamo la possibilità quindi di individuare i punti. Si entra da qui, questa è la parete in pendio, questi erano i due cumuli denticolari. Il secondo cumulo che avvolge in parte, questo è l'altare, e il terzo cumulo qui davanti al focolare sacro. È molto importante questo altro elemento, vicino all'altare c'è una pozza d'acqua, una vaschetta d'acqua. Ecco l'altare come si vede oggi, i doni più importanti erano tutti depositati qui, tra poco li vedremo. E questa era la vaschetta all'interno della quale è stata trovata la barchetta votiva, questo qua. In quella vaschetta c'era la barchetta votiva, che adesso vediamo nelle mani del professor Machin, ancora con tutte le sue impurità, con tutte le sue, così come è stata consegnata. Perché? Allora, appena provarono, entrarono nella sala, al termine dell'esplorazione, erano in sette. Quattro tornarono di piedi sull'auto del maestro Bianchi,
In tre rimasero perché non c'era già troppo tardi per poter prendere il pullman, per entrare in pullman a saltare l'inglese, per cui decisero di passare la notte, avrebbero aspettato, avrebbero passato lì, siamo in giugno, fine giugno, di domani sarebbe tornato il maestro Diani per portar via loro. Fuori il caldo, eccetera, decisero di restare dentro la grotta. Si annoiarono e dicevano, ma perché non facciamo il rilievo della grotta? Si misero a fare il rilievo e mentre facevano il rilievo entrarono nella sala del tempio che non avevano visto durante l'esplorazione. Potete immaginarvi l'entusiasmo e cosa possono aver provato nel vedere questo spettacolo che avete visto, voi. E la gran parte di queste foto a colori sono tutte inedite, ma anche buona parte delle foto egualmente, perché erano oltretutto molto rovinate nel tempo, è stato necessario anche sottoporre un po' un restauro. Gli speleologi conoscevano l'antropologo Carlo Magia, che era presidente della Federazione Speleologica Sarda, che era la federazione che univa tutti i gruppi speleologici della Sardegna. E in più, questo Magia era un antropologo che lavorava molto spesso proprio in ambito archeologico e col quale avevano avuto modo anche di collaborare precedentemente. Trovano qui tutto questo po' di roba e prendono uno dei tre scopritori, Antonio Sorgia, già prende la barchetta che trovato dentro quella vasca, probabilmente anche il tripode e qualche altro oggetto di pregio, e l'indomani mattina, quando arriva il maestro Diani per portarli via, gli raccontano tutto, accompagna Antonio Sorgia lì via, dove prende il treno, va a Cagliari, va dal professor Magia e gli fa vedere questo popolino. Poi vedremo cosa succede dopo la consegna di questa prima parte della città. E questa è la barchetta come oggi, è stata perfettamente ripulita, anche questa era una lucerna, questo è l'altare, ecco, sino a 6 mesi fa si riteneva che questa fosse la barchetta, no? Questa è una ciotola, questa è una ciotola, questo è uno spillone ricurvo, materiale noto, questa è una patina d'oro, perché fate eccezionale, sono trovate anche degli oggetti d'oro, cosa che sono quasi totalmente assenti in ambienti nuragici, non si trova oro. Questo è il tripode che è un oggetto in miniatura, probabilmente anche questa è una funzione che viene utilizzata durante i riti particolari, qui non vediamo tutta la cesellatura perché è poggiato sopra, nella parte sommitale c'è un bracciale, e questa è la lamina d'oro, poi c'era un anellino e anche una piccola placchetta con un foro al centro. Probabilmente facevano parte di una maschera sacra, in ambiente egeo soprattutto si usava a realizzare delle maschere funerarie, avete visto tutti la maschera di legamento, qualcosa del genere, per cui probabilmente erano frammenti di una maschera funeraria, chi lo sa, antichi saccheggi o altro, poi veniva utilizzato, tutti gli oggetti di metallo avevano un valore monetario, venivano utilizzati come scambio, quando si ritrovano qui anche degli oggetti, dei grani di bronzo grezzi, non facenti parte di altri oggetti, come si trovano frammenti di spade, erano gli oggetti di bronzo, di rame o d'oro o anche d'argento, erano 100, mi pare solo poco più di 100, insomma, mentre le ceramiche sono 1500. Questo è uno dei coltelli a sabbia matta, ancora con tutta la sua, ancora si è così diventato un po' saldato, qui un bracciale, un frammento di spada e qui un anello, ma questo era stato infilato nella lama. Ed è sempre il professor Magia che dimostra perché nella settimana in cui la grotta rimase nella disponibilità del professor Magia, il professor Magia chiese l'intervento di una troupe della RAI che si recò, filmò anche l'ingresso della grotta perché non si spinse avanti e poi filmò tutti gli oggetti che il professor Magia aveva portato nel suo studio e li filmò e va esposto in un tavolo e questo filmato è reperibile su internet. Questo è un minoretto, un oggettino di 3 cm, poco più di diametro. Gli oggetti votivi si portava di tutto e di più, quasi tutti erano appunto un valore simbolico, un unico, è una mazza, è una scure, una riproduzione di una scure uragica, intera, con il suo pendolino che potremmo usare ancora oggi qui la lama, e qui un peso, che veniva legato, che si vede nei segni della legatura, e un peso, evidentemente l'attrezzo veniva utilizzato in questo. E questo è il tipo, è un 15 cm di altezza, e ripeto, un tipo di miniatura,
è una imitazione, di esemplari che ci vengono dal mondo egeo, è prodotto in Sardegna da un artigiano sardo e viene considerato, al di là di tutto, uno dei più bei tripodi che siano stati mai ritrovati, se non per l'armonia, l'eleganza, la semplicità. E questo è il professor Magia. Il nostro professor Magia, che è informato il 24 giugno della scoperta della grotta, interviene immediatamente. Non fatevi impressionare da questa batteria di teschi. Se aveste visto, se foste entrati, adesso questo era l'istituto in via Porcella, adesso è trasferito a Sesto, foste entrati nel suo studio, di questa c'erano 10 volte tanto, era la sfilata di crani. Perché? Perché il professor Magia era un antropologo. Era un antropologo in un tempo in cui il DNA ancora non si sapeva cosa fosse. E la Sardegna veniva considerata una zattera ancorata al centro del Mediterraneo, in cui delle ricorrenti invasioni ora approdavano lì dall'Oriente e portavano, si diceva, hanno portato le sepolture, le dovute giane. Poi arrivava successivamente un altro flusso migratorio che ci arrivava dalla Spagna e loro ci hanno portato il Cendinir, ci hanno portato il Dolmen poi si è visto un po' che è un pochino più complicato e forse anche un pochino più semplice. Ma insomma, si pensava sempre di questi sardi che acquisivano come spugne le culture altrui e così girava il mondo. E non c'era il DNA, per cui la prima cosa che un antropologo, la prima domanda che si poneva quando trovava una donzegiana, una sepoltura, eccetera, e questi da dove venivano, soccorreva a tutti il professor Magia, e non più illustri antropologi anche in campo internazionale, il quale con le sue misurazioni antropometriche, allora si parlava apertamente di razze umane, caucasica, negroide, si misurava la circonferenza del cranio, la distanza dei globi oculari, e sulla base di queste misurazioni lui poteva dire questi venivano dal Nord Africa, questi venivano invece dalla Provenza, aveva i suoi studi, le sue cose, per cui un po' tutti nel mondo accademico, nel mondo archeologico, un po' tutti si appoggiavano alla professor Magia, perché o era così o non ce n'era per nessuno. E il professor Magia non si limitava, non si limitava così. Il professor Magia esplorava e scavava, esplorava le grotte, esplorava le dovute giane. Qui una sua pubblicazione del 62, in cui elenca anche tutte le grotte in cui è stato e dove ha realizzato, ha scavato, ha fatto stratigrafia e illustra anche i risultati delle sue. Questa è una grotta verde di Alghero, espone anche e pubblica le ceramiche che lui ha portato via dalle grotte nelle quali lui ha effettuato i suoi studi. E non solo, ma lui pubblica assieme agli archeologi. In questo caso abbiamo la necropoli di San Benedetto ad Iglesias, e per la prima volta viene trovata una sepoltura in Ordegianas completamente integra, e pubblica assieme a Enrico Azzeni, che è un validissimo archeologo, e nessuno aveva niente da ridire a queste sue attività, il fatto che lavorasse in questo modo. Però le cose cominciano a cambiare, questo è del 64, a metà degli anni 60. A metà degli anni 60 il professor Magia comincia, sino ad allora, parlando dei nuraghi, diceva, come giustamente dice il professor Lillio, eccetera, sono delle fortezze. E poi prima di lui diceva, Taramelli, sono delle fortezze, per cui va. A metà anni 60 il professor Magia cambia idea. L'autore ha rivoluzionato quando finora si sapeva sulla civiltà nuragica. Cambia tutto, non sono più delle fortezze. Secondo l'autore, sulla base delle sue scoperte e sulle deduzioni, il nuraghe è un tempio solare. Ecco, è il primo che inizia a parlare, cioè qualcuno l'aveva già fatto prima di lui, ma lui lo fa con una certa insistenza, anche perché lui porta avanti queste sue teorie in collaborazione con questo Proverbio, che è il direttore dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, e quindi ha tutta una serie di teorie, anche riesce a individuare, o presume di individuare anche gli anni di costruzione dei nuraghi che avvenivano tutti regolarmente in occasione di eclissi di sole, per cui va a cercare un tempo quando veniva comunque e va avanti. E l'uomo era abbastanza, chi l'ha conosciuto, insomma, era abbastanza arguto nelle sue cose, comincia anche, ovviamente entra in conflitto con l'archeologia ufficiale, primo luogo.
c'è un signor Giovanni Gilliu, che non si limita anche a, a dire, ma lo dice che cioè, non avevano capito niente. Per cui ci furono, così a livello accademico, anche degli scontri molto violenti, però come succede in queste cose, i panni sporchi si lavano in famiglia, fuori appariva ben poco. Però intanto noi segnaliamo questa frattura, attenzione, questa magia che sino ad allora ha lavorato, ha scavato, ha fatto stratigrafia, ha pubblicato, che nessuno deve mai chiesto conto, a metà degli anni 60 entra in conflitto con l'articolo giudiziale e con l'uomo che più di qualunque altro archeologo dell'epoca anche rappresentava l'archeologia ufficiale, in Sardegna, che è tanto il capello, e il professor Livio. Ed è proprio in quegli anni, questo è nel 64-65, nel 68, che i nostri speleologi vanno e si rivolgono a chi? A Carlo Maggi. Ha scadito più male, non poteva andare a finire. O forse è andata bene. Perché cosa fa? Appena loro vanno a Cagliari, il 24 è la scoperta, 25 giugno, vanno gli speleologi, vanno e gli portano gli oggetti che hanno trovato. Carlo Maggia cosa fa? Prende cartapena subito, senza averne diritto, fa un arbitrio, non lo poteva fare, lui è un antropologo, un docente universitario, questo lo può consentire solo un soprintendente archeologico. Autorizza il suo assistente, Giovanni Floris, un suo tecnico di laboratorio, Murillo Carlo, poi anche un altro tecnico, e due, Franco Todi, uno degli scopritori, Paolo May, che è un altro del gruppo speleologico, li autorizza a esplorare e a condurre scavi nella grotta Piluso. Questo è molto importante perché, attenzione, tutto quello che da oggi, 25 giugno, avviene all'interno della grotta sino al 30 giugno, ultimo giorno in cui gli speleologi restano dentro la grotta assieme al personale dell'Istituto di Antropologia, sia ben chiaro, perché insomma, Magia non mica li lascia campo libero a questi ragazzi, sono ragazzini di 22, 23, poi vediamo qualche immagine, insomma, li utilizza più che altro per prendere le varie ceramiche che lui ritiene utili per sé, per portarle fuori all'aperto, non li utilizza per altre cose, anche perché in questo periodo il professor Magia ha istituito un museo sardo di antropologia, quindi ha bisogno anche di materiale per poter esporre nel suo museo. Eccolo là, questo è Murillo, il suo tecnico, che qui lo vediamo, sono ferme immagini del filmato della RAI. Eccoli, che fa in questo momento? Siamo qui, scavando, prende, lì, mostra, e qui sono gli speleologi, i ragazzini. E il professor Magia ha disponibilità della flotta sino al 30 giugno. Abbiamo una, non siamo in grado di documentarlo, perché? Perché mentre nel corso della settimana avevano prelevato il materiale e l'avevano depositato nella caserma dei carabinieri di Sant'Adi. Il 30 giugno il professor Magia ritorna nella grotta, fa una serie di fotografie che sono molto importanti e adesso le vedremo, e il 30 giugno passa nella caserma dei carabinieri, ritira quattro casse di materiale archeologico prelevato dalla grotta e lo porta a Cagliari. E altro materiale va già portato a Cagliari, comunque finisce di portare il materiale per lui. Noi abbiamo poi dai registri, quando ci fu una, poi entrò in conflitto poi successivamente con la soprintendenza, per cui dovete restituire e consegnare tutto alla soprintendenza, abbiamo dai registri, noi sappiamo che lui portò via dalla grotta 148, circa 150 oggetti di ceramiche e 78, un'ottantina di oggetti di metallo, quasi tutti gli oggetti più importanti, chiaramente lasciò soltanto delle cose di pochissimo rilievo, di pochissima importanza. Il 30 giugno lui porta via tutto il restante materiale, lo porta a Cagliari, a quel punto informati probabilmente dai carabinieri, il sindaco di Sant'Adi, sino ad allora nessuno sapeva niente di questa grotta, salvo gli scopritori e l'ambiente intorno alla professor Magia, informa il sindaco di Sant'Adi e viene informata la soprintendenza e interviene la soprintendenza. È importante, di questo ne parlerà dopo, vedere come hanno lasciato, come il professor Magia ha lasciato la grotta. Il 30 giugno, l'ultimo giorno in cui il professor Magia fa una serie di fotografie
nella grotta, e va con la sua Rolleiflex con diapositive 6x6, e nel bordo del telaietto lui annota anche la data, per cui sappiamo che queste foto sono del 30 giugno. Quindi noi siamo in grado di sapere come ha lasciato la grotta, perché di questo si parlerà molto, che in maniera molto inesatta, successivamente. Questo è il primo cumulo, quello che abbiamo visto all'inizio. Questo è l'ingresso, ecco, questo è la prima serie, questa è la seconda serie, ecco, ha portato via da qui, ha portato via un po' di materiale da questo punto, ma per il resto queste sono rimaste, e sono rimaste, attenzione, importante, nella loro giacitura iniziale, da cui non sono state spostate, come erano prima. Questo siamo in grado di dimostrare che anche il professor Magia ha scavato, ha fatto stratigrafia, ha fatto ricerca stratigrafica nella grotta. Queste sono le nostre quattro colonne, questo è il cumulo di cenere che è ancora però quasi completamente ancora coperto dalla patina. Questo non c'è scavo, qui probabilmente qualcuno ha messo il piede sopra e ha frantumato quello strato sottile di calcite. Il professor Miglia ha scavato qui, ha portato via molto materiale nel secondo cumulo, da qui, e una parte di queste anfore le ha appoggiate sopra il cumulo di cenere, e ha scavato qui, ha scavato solo qui, in questo punto, e sicuramente non ha trovato niente. Perché? Perché quando interverranno poi gli operai della soprintendenza, scaveranno completamente nel cumulo della cenere, e all'interno di questo cumulo di cenere troveranno quella che il capocantiere, gli operai della soprintendenza intervengono senza che sia fatto uno studio preliminare, senza che siano state fatte fotografie e senza la presenza di un archeologo. Guidati soltanto 8 operai che sono stati presi da un vicino cantiere, guidati da un capocantiere, il quale nella sua relazione ci dice che all'interno di questo cumulo è stato trovato un'urna sacrificale. Noi di quest'urna non sappiamo niente, la forma, il materiale, era ceramica, era pietra, non sappiamo nulla. Dice di più, dice che all'interno c'erano una stratificazione, c'erano delle ossa probabilmente umane. Noi del contenuto di quest'anfora non sappiamo niente, quando parlavo di sciateria alludevo a queste cose. Sì, probabilmente sarà finito nel calderone assieme alle altre, portato via assieme alle altre, perché, attenzione, tutto il materiale che è stato portato via da qui, la prima cosa che è stata fatta, l'ha fatta il professor Magia e l'ha fatta la soprintendenza, sono state tutte accuratamente ripulite. Per cui noi del contenuto di queste anfore non sappiamo assolutamente niente. Quindi tutte le informazioni che ci avrebbero potuto dare andavano la popolazione del posto, andavano con queste, con delle offerte di cibo in queste ceramiche, non lo sappiamo. Sì, il focolare sacro serviva per cuocere, per cucinare e per fare, non lo sappiamo. Qui vediamo, attenzione, vediamo che tutto il materiale confezionato che è qui sopra, c'è ancora tutto, qui non è stato toccato niente, tutte queste sono tutte anfore che erano in parte confezionate. Questo è il bordo di quella vasca che avevamo visto prima, qui il materiale che era invece stato. Ed ecco qui il terzo cumulo, il terzo cumulo è praticamente ancora intatto, questa è la foto che avevamo visto prima. Quindi questo è il cumulo come è stato fotografato nei primissimi giorni, e questa foto è del 30 giugno, che è questa foto, e lo individuavo perché ci sono queste targhe qui particolari, questa, e se poi lo osserviamo bene, per quanto questa sia sfocata, lo osserviamo bene, è praticamente intatto, quindi il terzo cumulo non viene toccato assolutamente per niente. Il 30 giugno Carlo Magia lascia la grotta, ritira il materiale dei carabinieri, probabilmente i carabinieri informano il sindaco di Sant'Adi di questo ritrovamento, avvertito dal sindaco il 1 luglio il soprintendente Barreca manda subito sul posto una persona di sua fiducia che sta nella zona, è l'AI, che probabilmente è l'AI il tecnico, che è il capocantiere che ha diretto l'opera di smantellamento del tempio. Lo manda sul posto, l'AI accerta che effettivamente è stato fatto questo ritrovamento, e Barreca la sera stessa del 1 luglio va sul posto, va su Benazzo, non entra dentro la grotta, però ha modo di parlare con gli speleologi che sono rimasti sul posto per presidiare la grotta, per evitare quindi che potessero entrare altre persone, eccetera, e immediatamente, lo dice lo stesso Barreca in questa annotazione che ha fatto poi dopo successivamente, perché si scontrò violentemente dopo con Magia, per cui la lite finì al Ministero a Roma, e lì ricostruisce un po' la vicenda, ci dice che il 2 luglio si reca
a Cagliari, va a vedere il materiale che intanto Lilio e Barretti Magia aveva tutto bello esposto nel suo tavolo, nel suo studio. Lui va per vedere che cosa ha trovato, perché Barretti non può vedere perché è stato già portato via il tripode, la banchetta, i pugnali, eccetera. Va lì e discute con Magia. Sinora si è detto che assolutamente ci fu uno scontro violentissimo tra i due, iniziò il litigio e quindi andarono e finì poi in ministero a Roma. Ma non come l'idea. I due discutono. Elemento importante, Barreca non è un nuraghi, è un docente universitario, titolare di cattedra, è un titolare della cattedra fenicio-punica. A lui delle diatribe dei nuragici, dei nuraghi e fortezza, ce ne può fregare di meno. Se... Il 3 luglio il professor Magia manda una lettera al professor Barreca nella quale chiede che appoggi la sua richiesta per fare in modo che il materiale recuperato nella grotta di Subenazzu possa essere esposto nel suo museo di antropologia in via permanente. Fa questa richiesta, quindi riconosce l'autorità della soprintendenza, dice sì, ok, l'ho prelevato io, però per cortesia appoggia la mia richiesta al ministero per ottenere. Cosa gli risponde il soprintendente Barreca? Il soprintendente Barreca appoggia la sua richiesta, manda una lettera il 4 luglio, l'indomani il 3 luglio scrive Magia, gli chiede l'autorizzazione. E il 4 luglio, l'indomani, Barreca scrive al ministero nel quale è parere dello scrivente che la richiesta possa essere presa in considerazione, attendo istruzioni. Attenzione, il professor Barreca è soprintendente reggente, ha assunto la carica da pochi mesi, era Donario Pesce, era molto pochi mesi prima, è ancora soprintendente reggente, per cui si trova in una posizione, se vogliamo, un pochino... non è ben posizionato nella sua cattedra, e capiremo dopo anche perché sarà sottoposto qui a pressioni molto forti per tornare indietro e rimangiarsi questa decisione. Il 4 luglio manda questa, il professor Barreca, soprintendente reggente, manda questa comunicazione al ministero, dopodiché prende parte, va in Tunisia. In Tunisia c'è una campagna di scavi, un congresso di antropologia un periodo punico, che è la sua materia, e va e si trattiene per un mese in Tunisia. Lo rivedremo un mese dopo. Anche così, la casualità, anche il professor Magia lascia Cagliari per un mese perché c'è un campo speleologico a Cala Luna, al quale partecipai anch'io, in cui cercavano l'uomo del Paleolitico, se era stato trovato un focolare di 8.000 anni prima, per cui siamo andati lì a cercare il Paleolitico e non l'abbiamo trovato. Per cui tutti e due abbandonano Cagliari e si va avanti. Qui è la disposizione in cui, ecco un'altra cosa che poi si è detto, ma assolutamente gli operai della soprintendenza non hanno toccato niente nella grotta, tutto quello che è stato fatto dagli speleologi, perché poi esce in scena misteriosamente anche per sua magia, gli speleologi che hanno saccheggiato tutto, tagliato, portato via, ma manco per idea, ce l'aveva già detto in quella lettera che ha mandato al ministero ricostruendo. E abbiamo qui l'ordine di servizio, in cui confermando le disposizioni impartite telefonicamente, si dà disposizione al signor Lai, sempre lui, e prendere questi operai, addirittura da anche segnala quale deve essere la ditta di Sant'Antioco che dovrà effettuare il trasporto delle casse contenenti il materiale che viene preso dalla grotta. E quanto materiale portano via dalla grotta? Portano via, quelli avevano portato via 150 più 80, 150 ceramiche e 80 pezzi di bronzo. Porta via 1200, quindi portano via, quante sono le casse? 19 casse, per i 4 casse. La soprintendenza porta via 19 casse con 1243 ceramiche e più erano una quarantina di pezzi di metallo. Per cui noi sappiamo, a questo punto possiamo affermare in termini di assoluta certezza, che ancora la gran parte del materiale era ancora dentro la grotta nella sua giacitura originaria, ed era ancora la gran parte, questi portano via neanche 200 pezzi in totale, questi ne portano via 1200. I numeri hanno la loro importanza, però i numeri si perdono. Finalmente la notizia diventa di dominio pubblico.
lo sa il sindaco, lo sa la soprintendenza e poi chiaramente, sicuramente magia, poi chiama, come aveva fatto prima, con la RAI, chiama i giornali. Questi sono due all'interno dell'Unione Sarda, due pagine in cui si dà notizia di questa eccezionale scoperta, il tesoro, eccetera, eccetera. Si pensa anche a questa cosa, grande euforia a Sant'Adi, in quei giorni Sant'Adi sembrava di essere al centro del mondo, dappertutto, si pensava che finalmente sarebbe arrivato il benessere, avremo un museo, avremo questo, avremo questo. Il 25 luglio esce una pagina, una terza pagina per l'Intera. All'epoca l'Unione era ancora il lenzuolone enorme, immenso. L'Intera terza pagina, che allora era la pagina dedicata alla cultura, viene dedicata a un lungo articolo di Giuseppe Della Maria, in cui descrive, lui va, anche lui è andato nello studio di magia, ha visto gli oggetti, descrive gli oggetti trovati, descrive la zona ricca di reperti archeologici in cui si trova la grotta, zona che lui conosce molto bene, perché lui di professione era veterinario ed era stato veterinario condotto proprio a Sant'Adi per alcuni anni. E chi conosce un po' l'attività del veterinario condotto sa che in un paese che vive di agricoltura e di pastorizia è una delle massime autorità. E conosce molto bene il territorio e qui ci dice, ci porta fuori un elemento assolutamente nuovo. Noi sappiamo tutti, e ormai si sa in termini di assoluta certezza, che la grotta è stata scoperta dagli speleologi. Il signor Giuseppe Della Maria ci viene a dire che ci fa il nome di due persone che compaiono, un certo Ezio Ritarru e Claudio Enriu. Ezio Ritarru è l'uomo che aveva indicato, quando gli speleologi avevano chiesto c'è qualche grotta qui, ah sì, lassù c'è una grotta, è l'uomo che... e viene indicato come il promotore della scoperta. E il Carlo Enriu è l'ispettore onorario, nonché consigliere anziano in consiglio comunale e poi sarà anche sindaco di Sant'Adi. E lui è l'uomo che ha collaborato con lui, in cui tesse le lodi di questi, che si interessano molto, che a loro si devono molte segnalazioni, molte scoperte, e gli scopritori, che pure lei, che ci dà pure il loro nome, una patacca, gli danno, propone che gli venga data un riconoscimento da parte dell'associazione Laus Ilesu, che è un'associazione culturale di Iglesias. Abbiamo questo elemento nuovo, quindi devono essere dei fermenti a Sant'Adi, sono quei fermenti lì, i fermenti che consentiranno poi di fare, perché poi accadrà che il premio riconosciuto per legge agli scopritori non verrà dato agli scopritori, ma verrà dato al primo di queste due persone, che era l'uomo che aveva indicato dove stava la grotta. Ecco, e il professor Barletta ritorna dalla Tunisia, ritorna dalla Tunisia, parte, e il 9 agosto manda subito una lettera a Magia, nella quale gli dice: caro Magia, violando gli accordi che avevamo preso, hai dato notizia, hai dato pubblicità a questa scoperta, che doveva restare una cosa assolutamente riservata, perché lo sappiamo tutti, quando si dà notizia in stampa di queste cose, qui arrivano i tombaroli, arrivano i clandestini, ecco, la grotta era stata già svuotata, il 9 agosto già gli operai avevano smantellato tutto, già da un mese, per cui cosa c'era? Questa grande indignazione, no, la verità vera è che in questo mese lui deve essere stato tempestato di sollecitazioni perché ritornasse indietro e si rimangiasse quell'impegno che aveva preso con questa magia. E gli dice quindi che assolutamente, quindi non se ne fa più niente, restituisce subito tutto. Ma non succede, ma non c'è solo questo. L'11 agosto, un paio di giorni dopo, sulla redazione cagliaritana dell'Unità, però l'articolo esce nell'edizione nazionale, quindi anche a Roma si legge. Siamo ovviamente il PCE all'opposizione, eccetera, però voglio dire, l'Unità resta uno dei quotidiani più influenti e più autorevoli del panorama editoriale italiano, per cui è estremamente significativo. E qui questo è un attacco diretto e violentissimo nei confronti di Barreca, cioè si dice... Qui l'archeologia sarda è in mano ai tombaroli, che distruggono tutto, è stata fatta una scoperta, non si sa bene chi l'abbia fatta, né chi ha ispirato gli scopritori, vogliamo sapere che cosa è stato trovato, perché qui arrivano, si prendono pezzi, si vendono in Svizzera, poi cosa sono questi speleologi che entrano nelle grotte senza arte né parte e quindi compromettono il lavoro che può fare un archeologo. E il soprintendente deve, e glielo dice, viene detto apertamente nell'articolo, tutto questo materiale è tutto nel libro, ovviamente.
è tutto in allegato, è tutto riportato. E parla della grotta di Sant'Adi e chiede espressamente: le domande sono legittime considerata la situazione veramente disastrosa in cui si trova il patrimonio artistico sardo, è pertanto necessaria una precisa informazione da parte della soprintendenza dei monumenti. Si chiede alla soprintendenza di fare informazioni, di dire che cosa sta succedendo, e il povero soprintendente reggente lo fa il 22 agosto mandando una lettera aperta all'Unione Sarda. L'Unione Sarda, che evidentemente anche all'Unione Sarda probabilmente di questi trambusti deve essere arrivata, se ne libera l'Unione Sarda pubblicandola integralmente nelle lettere dei lettori. La lettera, il tesoro di Sant'Anna, il soprintendente racconta quello che è accaduto e poi dice alla fine: purtroppo questa grotta avrebbe potuto avere un'importanza eccezionale, ci avrebbe potuto dare un grandissime informazioni su quel periodo della vita, purtroppo questo non è potuto succedere. La soprintendenza e l'antichità è stata informata della scoperta solo una settimana più tardi, è vero, quando ormai il materiale era stato rimosso. No, non il materiale, la materiale era ancora gran parte dentro, da persone certo bene intenzionate ed entusiaste, ma del tutto digiune di archeologia. Come? Non ha rimosso il professor Magia? Il professor Magia scompare. Scompare il personale del suo istituto. Non esiste più. Esistono solo queste persone che, bontà sua, definisce persone bene intenzionate ed entusiaste, ma del tutto digiune di archeologia. Che ci sta, è vero, sono gli speleologi. Però con il coltellino in mano restano gli speleologi. Come? Chi c'è entrato lì, chi ha fatto quello che era il professor Magia, non erano gli speleologi. Quelli tutto al pieno ha dato una mano a portare le anfore fuori dalla grotta. Non lo dice solo il professor Barreca, e questo è il verbo del professor Barreca. Quella è la versione ufficiale che il professor Barreca manterrà sempre per tutta la sua vita. Non purtroppo, è una grotta, sono entrati loro, hanno fatto quello che hanno fatto, non abbiamo, avremmo potuto e non abbiamo potuto. Anche Giovanni Liliu, al quale per inciso, la testimonianza diretta perché me lo disse Franco Todde, in quei giorni in cui la grotta rimase nella disponibilità degli speleologi, andò a Cagliari, aveva già avuto modo di conoscere precedentemente Liliu per delle altre, all'epoca era relativamente facile trovare dei reperti archeologici in grotta, e per cui andò dal professor Liliu, gli disse: professore, guardi, abbiamo scoperto questo, e gli raccontò anche però come era andata, che si erano rivolti al professor Magia. Quando sentì il nome di Magia, Liliu dice: se ne sta occupando il professor Magia, se ne occupi il professor Magia, e non ne vuole neanche sentire. Ora, quindi, il professor Liliu qui mantiene una posizione un po' neutra in questa vicenda. È il primo, e anche l'archeologo che ha trattato, però limitandosi a descrivere il tripode che ha trattato. Un po' in questa vicenda, in questa eccezionale scoperta che è stata fatta, sembra che l'archeologia ufficiale abbiano tutti paura di metterci le mani, tutti preferiscono mantenere il segreto, che non se ne parli neanche. È talmente evidente l'operazione incongrua che è stata condotta, che è anche difficile trovare una giustificazione. Qualcuno ci proverà, lo vedremo tra poco. E il professor Liliu cosa ci parla? Di questo tripode, di questa cosa, rinvenuto assieme ad altri materiali dal luogo è rimosso dal luogo di giacitura ad opera di dilettanti. Anche lui è un pochino più acido rispetto a quanto afferma il professor Barreca, però anche lui non parla di devastazioni, è stato rimosso da persone da opera di dilettanti per sino al 1995 è lo stato dell'arte, ufficialmente la grotta è stata scoperta dagli speleologi, salvo poi il filone della soprintendenza va invece professor Barreca, che per tre volte in segnalazioni ufficiali al Ministero aveva segnalato che la scoperta era stata fatta dagli speleologi, poi si rimangia tutto invece e afferma che la scoperta è stata fatta da quel signore e a lui viene poi dato il premio per la scoperta. Sino al 1995 questa è ancora la versione ufficiale, gli speleologi hanno spostato tutto, non dovevano fare, sprovveduto di nozioni. Nel 1995 avviene qualcosa di diverso, finalmente sì, un'archeologa di chiara fama parla della grotta di Subenazzo, lo parla su Carboni e Sulcis, archeologia e territorio, Fulvio lo Schiavo e Luisano Zai. Luisano Zai per quanto riguarda le ceramiche, Fulvio lo Schiavo per quanto riguarda il materiale metallico. Stiamo parlando di una delle più importanti e più autorevoli archeologhe in materia di metallurgia antica, sia ben chiaro, e quindi non
stiamo parlando. Però, dico io, anche i primi Nobel ritengo che possano essere contestati laddove dimostrino di aver agito non in maniera ortodossa. Lo fa in questa pubblicazione. Si è dovuto aspettare al 1995 per avere finalmente su Subenatsu. Subenatsu, voi, l'editore Delfino, ha pubblicato 64 monografie sulle principali località archeologiche della Sardegna. Non c'è zero su Subenatsu. Nurnet ha alcune migliaia di siti archeologici sardi censiti nel suo sito su internet, e su Subenatsu c'è solo il punto, oltretutto sbagliato, in cui si apre la grotta. Non c'è una scheda, non c'è una foto, non c'è nulla. E ci sono, su Subenatsu sono state fatte 3 tesi di laurea, e forse anche 4, comunque, più una tesi di dottorato, ma tutte opere estremamente ridotte rispetto all'eccezionalità della scoperta. Non ci danno nessuna informazione, soprattutto nessuno ne sa niente di questo. Il primo lavoro organico in cui, e pur sempre, stiamo ancora parlando però ancora una volta di descrizione degli oggetti, nessuno ancora oggi si è lanciato, ha cercato di spiegare che cosa sia accaduto in questa grotta. Piccolo particolare, non l'ho detto in precedenza, una datazione radiocarbonio su un frammento di carbone che è stato prelevato dalla grotta ci ha dato una datazione intorno all'VIII secolo avanti Cristo. È un'epoca estremamente importante in cui siamo al massimo fulgore, al massimo splendore della civiltà nuragica. Sono intensi i contatti che le popolazioni nuragiche hanno con popolazioni provenienti soprattutto dal mondo dell'Egeo, anche scambi commerciali. In questo periodo, intorno all'VIII secolo, sono documentate le coabitazioni e anche i rapporti non conflittuali con i commercianti fenici, sia a Monte Sinai che nella vicina Paniloriga. In questo VIII secolo, questa grotta, in cui c'è un santuario, in cui per centinaia di anni le popolazioni del luogo sono andate per celebrare i loro riti, questa grotta viene abbandonata. Cos'è accaduto? Sicuramente un fatto traumatico. Una pestilenza? No, perché qualcuno sopravvive sempre a una pestilenza. Un terremoto, qualcuno ha detto un terremoto, ma il terremoto hai paura per un mese, per un anno, poi ci ritorni, ritornano ad Avellino e si ritorna lì. Che cosa è accaduto? Noi non lo sappiamo. Tutte queste informazioni che potevano essere date con uno studio sistematico di questa grotta, se non fosse stata devastata nel modo in cui è stata devastata, invece non le possiamo avere. Però voglio dire, c'è ancora spazio per l'archeologo, ancora tutta l'altra parte che è completamente tutta da studiare, i focolari e ancora il materiale che è stato trovato anche in altre aree della grotta e non nella sala del tempio, è ancora tutto da investigare. E così gli altri botaniche, eccetera. Comunque, ritorniamo alla Fulvia lo Schiavo. La Fulvia lo Schiavo che ci fa la sua dotta, per carità, disquisizione sugli oggetti, poi comincia nelle conclusioni l'enorme quantità di vasi recuperati, verosimilmente non completa rispetto alla reale consistenza del deposito. Cioè, la lo Schiavo ci dice: non è completa, ne manca roba. Scusa, sulla base di che cosa tu dici? Cioè, dammi un elemento, perché dici così? È stata rubata? Dimmi chi l'ha rubata. Sulla base che elementi hai tu per poter dire che è stata rubata? Ci dice semplicemente l'enorme quantità, verosimilmente non completa. E va bene, andiamo avanti. Ancora poi, successivamente, sempre nelle conclusioni, qui entra, mentre lì i vasi era la materia della sua collega, qui entriamo invece nella sua materia. Purtroppo la scarsa quantità di reperti di bronzo ed oro dal deposito votivo della grotta Pirosu è un altro fatto che si impone in tutta la sua evidenza. Allora, lo Schiavo cosa fa? Lei ha studiato praticamente tutti i siti sardi in cui sono stati trovati materiali metallici. Tra gli altri anche tutta una serie di santuari nei quali si portavano come ex voto molto materiale metallico, e lì tutto questo materiale l'ha analizzato, l'ha studiato, l'ha anche contato. Allora, lei dice, sulla base di ciò che io ho trovato nei santuari nuragici, sono tutti santuari in cui coevi più o meno sono, il periodo coincide con quello col santuario della grotta di Subenatsu, e verosimilmente in tutte queste località si fa un rito legato al culto dell'acqua, verosimilmente, perché certezze non ne abbiamo, in quanto a Subenatsu nessuno l'ha studiato.
Quindi fa un raffronto tra gli oggetti di metallo e gli oggetti di ceramica trovati a Subenatsu con gli oggetti di metallo e gli oggetti di ceramica che sono stati trovati nel santuario di Abini Teti, di Santa Vittoria di Servi, su Rempiezo di Oriuna e Serra Nieda di Sorso. Allora, e quindi dice, lì abbiamo trovato molto più materiale di metallo in rapporto alle ceramiche di quanto non abbiamo trovato a Subenatsu. Quindi a Subenatsu mancano degli oggetti di metallo. Allora, prima considerazione. Tu ci devi dire qual era il rapporto dei metalli e delle ceramiche di Abini Teti, di Surempiezo, di Uri, di Serra Nieda. Non stai facendo un lavoro scientifico se qui ci dici qual è il rapporto ceramiche e metalli a Subenatsu e non ci dici qual è il rapporto degli altri luoghi. Primo. Secondo, quei siti che tu citi sono tutti all'aperto. Questa invece è una grotta dove la gente per 3.000 anni non è entrata. Tutto quello che hai trovato in quella grotta, il rapporto ceramiche e metalli, è quello esatto. Quello che hai trovato lì, i metalli li hai trovati perché erano tutti depositati e nascosti, sotterrati. Le ceramiche che ci potevano essere a Santa Vittoria di Servi, essendo un luogo all'aperto, devastato nei secoli e visitato, arato, pascolato, ma certo che le ceramiche lì ne hai trovato pochissime. E tu mi fai un ragionamento di questo genere, ma c'è di più. Perché dice quindi il rapporto secondo lei non va bene. Dice di più, inizialmente nella sua descrizione indica eccezionale il fatto che a Subenatsu siano stati trovati 3 oggetti d'oro. È una archeologa che studia i metalli, per cui lo dice con cognizione di causa, e infatti fa riferimento solo in un altro sito. È stato, ci interessa il fatto che lì inizialmente dice che è eccezionale la presenza di 3 oggetti d'oro, ok? Successivamente nelle conclusioni ci dice che le stesse minime dimensioni dei 3 oggettini d'oro parla più della inavvertenza di un saccheggiatore che di una donazione. Cioè dice, quindi abbiamo trovato solo 3, e se trovo solo 3 piccoli pezzi, quindi vuol dire che qui è stata saccheggiata prima. Ma siamo matti? Ora il saccheggiatore mi lascia una patina d'oro così che in bella vista che sta sotto il tripode, ma stiamo scherzando? Cioè, a parte il fatto che mai avrebbe lasciato anche lo stesso tripode, no? No? 15 centimetri. Però queste sono le argomentazioni. Benissimo, dal 1995 il verbo diventa questo. Se qualcuno di voi ha mai avuto modo di frequentare gli ambienti facoltà di lettere, se è uno studente che ha studiato archeologia, avrà sempre sentito ripetere che la grotta è stata saccheggiata dagli speleologi. Perché? Sulla base argomentata da una studiosa di questa levatura, poi successivamente anche altri archeologi, poi parlando, nessuno poi è ritornato, si è dilungato eccessivamente su Subenatsu, però parlando della situazione dell'archeologia generale del Sulcis, si mettono d'accento al fatto, purtroppo la grotta è stata saccheggiata al momento della scoperta, per cui noi non possiamo dire niente di questa grotta. A tutt'oggi questo è lo stato dell'arte, questa è la situazione. E questo è quello che volevo dire stasera.